Proveremo a correggere questo. Liberando questa, la sensazione tenderà già da subito a migliorare. Vieni a vedere qua, via. Allora, spiegami un po' che ti è successo. Quindi, un fastidio all'anca. Ho un problema fastidioso all'anca che lo sto curando con un antinfiammatorio, ma sono già da un paio d'anni che me lo porto, okay. Me lo porto dietro. Ok, e poi? E poi, chiaramente, siccome ogni tanto faccio la partitella a calcio, adesso il ginocchio, adesso il tendine, cioè comunque... Più il tendine destro, il immagino. Il tendine destro è quello... Classico. Perché spesso, perché ho fatto subito la domanda, il tendine destro? Perché a volte quando si tende ad avere un fastidio, come ha detto lui, da 2 anni quasi, all'anca sinistra, ipotizziamo, perché ce l'ha là, compensiamo dall'altro lato, a volte il tendine si infiamma perché va a sovraccaricare. Quindi in realtà è fondamentale guardare il tendine destro, lo andremo a vedere, ma di base dobbiamo andare a risolvere il fastidio all'anca, perché se li risolviamo il tendine, ma l'anca no, fra un mese mi ritorno col fastidio. Pancia in su mi servi, vediamo un pochino. Allora, anca sinistra, tendine destro, sì. E di conseguenza anche un po' il ginocchio. Allora, si è aggiunta anche dimmi. Uba, cioè sospetto classico. Pubagia, cioè praticamente questo movimento qui, mentre prima il ginocchio lo portavo fino alla spalla, adesso non riesci. Ho avuto dolori. Andremo a indagare tutta l'anca, perché essenzialmente essendo un dolore che si porta da anni, ci sta che nella meccanica... Vi faccio vedere un esempio, avvicinati, guarda. Lui è sdraiati, rilassati completamente. Proveremo a correggere questo, per cercare di capire, mo è nata sta cosa live, per cercare di capire se è funzionale o proprio patologico, cioè che lui è proprio nato così. Però a volte pubalgia, fastidio all'anca, l'anca che è in uno stato di compressione viene trattenuta dalle strutture muscolari e quindi va completamente liberata. Allora, andiamo a indagare l'anca. Vediamo subito. Allora, capiamo immediatamente. Va benissimo così. Sta bella bloccata. Allora, questa è una situazione dove la struttura dell'anca presenta un blocco sia sulla parte superiore, quindi tutta la parte dello psoas che sto già andando a tendere, che sulla parte inferiore, cioè bassa, perché l'anca si trova essenzialmente qui, può essere compressa dalle strutture superiori ma anche dalle strutture inferiori. In questo caso stiamo andando prettamente sullo psoas, scusami un po' la cattiveria, è un po' cattivo però ci serve, e andremo a liberare tutto il pacchetto viscerale che l'anca contiene per andare poi a sbloccare direttamente la struttura bassa. Vediamo. Scusami un po' la cattiveria, ma devo fartela. Sono purtroppo tutte le tensioni che ti sei portato negli anni, perché tu comunque fai un lavoro che stai molto seduto in macchina, scarichi a volte 3, le cose. 4 ore al giorno, poi scarico per le cliniche. C'è ragione. Allora, vediamo. Allora, dobbiamo fare, la maggior parte del lavoro sarà di natura neuromuscolare, perché comunque lo potete vedere, c'è una bella struttura muscolare e va liberata. Dove stiamo entrando? E sono tutte le parti muscolari. Qui c'è quello che viene chiamato triangolo di scarpa. È una struttura fasciale, compresa tra il sartorio, il quadrato degli adduttori, e poi c'è tutta la parte pubblica superiore. È proprio un triangolo, chiamato triangolo di scarpa dal nome dello specialista che lo scoprì. E stiamo andando ora nel forame degli adduttori. Questa è una struttura molto fasciale che si trova quasi proprio vicino al pube ed è una struttura molto ottima da liberare nelle situazioni di pubalgia. Allora, rilassami la gamba. Rilassa. Lui come struttura è molto rigida, molto legnosa, quindi in questo caso si sentiranno pochi crack, perché è proprio una struttura, non puoi andare a distruggere una struttura completamente meccanica, rigida, ma al contempo lavoreremo per fare in modo di andare a detendere e ottenere lo stesso risultato con meno crack possibile. Mi permetto già di dire questo perché con l'esperienza ognuno di noi presenta una struttura articolare, comunque sotto già si sta liberando tutto, si sente glu 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 glu. Stiamo già andando a liberare, anzi vi dico di più, forse viene più da sopra il blocco che da sotto. Vediamo. Allora, abbracciati con tutte e due le braccia.
Andiamo a creare una liberazione della struttura toracica per vedere fino a che punto la zona lombare e la zona dell'anca danno dei segnali di libertà. Alzami la testa, butta fuori, eccola qui. Allora, mi serve su quel fianco. Oggi ci sarà da lavorare. Sì. Lasciami questa gamba qua, questo qui e questo qua. Rilassa. È partita tranquillamente. Perché? Perché abbiamo liberato la struttura muscolare. Se non avessi liberato prima la struttura muscolare, avrei detto ora ti manipolo tutto dalla testa ai piedi, non partiva nulla. Non sarebbe partito nulla perché il principio di prima. Come struttura articolare lui è rigido. Quindi non puoi andare a liberare una struttura di per sé molto rigida. Stiamo andando ora proprio sull'acetabolo, a liberare la componente legamentosa. Perché credo che l'anca, per fortuna, non sia di natura patologica, ma sia solo bloccata. Ora sono andato a fare una tecnica direttamente sull'anca stessa. Rilassa. Cambio lato. Ve l'avevo detto che ci sarebbe stato a lavorare. Per fortuna la stazza mi aiuta. 1,90 m pure io, pure lui. Rilassa. Molla un po'. Si è liberata bilateralmente, già indica un altro buon segnale. Vabbè, qui non era tanto bloccata, ma comunque la fascia neuromuscolare crea un po' di fastidi. Pancia in su, mi servi. Stendimi le gambe. Ora, lui ha parlato tantissimo del tendine. Ora stiamo andando a liberare tutta la parte tendinea. Scusami se ti faccio un po' male, però devo fartelo per forza. Ora, liberando questa, la sensazione tenderà già da subito a migliorare. Si è già liberato. Quello che si è sentito, il clac che si è sentito, è la liberazione della fascia anteriore dell'astragalo. Perché sempre l'astragalo? Perché stavamo sul tendine d'Achille, si è liberato l'astragalo? Perché è un gioco forza, cioè se io chiudo di qua, che qui è chiuso, l'astragalo automaticamente viene tenuto in croce dalle due strutture malleolari. In questo caso, liberando questo, trastando tutto quanto, si libera. Per fare questo tipo di ragionamento c'è bisogno bisogna essere logici, ma allo stesso tempo avere un'importante concezione biomeccanica. Se non hai quella non puoi fare nulla, vai empiricamente. E ora ritorniamo sulla gamba malata, chiamiamola così. Vai un pochino più sopra, scusami la cattiveria, e andiamo. Vieni qua, ti faccio già rivedere una cosa. Vi ricordate all'inizio com'era? Poi al massimo vi metto il frame. Guardate mo. Non sto tirando, non sto facendo, sto solo unendo. Sarà rimasto un mezzo millimetro, vediamo se riusciamo a prenderlo ancora in una seduta. Praticamente tanto si era bloccata la struttura muscolare che ti aveva compresso tutta la gamba. E credo che la soluzione ora sia qua. Guardate un po'. Dato che abbiamo deteso tutto, rimane un'ultima parte, perché lui ci ha sceso una lampadina e ha detto vedi che sto avendo anche fastidio la parte degli adduttori, e ora sto entrando in maniera più massiva nella struttura articolare legamentosa. Vieni a vedere qua, via. Funziona l'osteopatia? Funziona l'osteopatia? Sì, sì, sono d'accordo. Andiamo a creare un'ultima libertà sulle fasce addominali e credo che poi dovremmo già aver liberato un po' tutto. Gli faccio un riequilibrio della componente addominale. Piegami tutte e due le gambe. Apri forte. Rilassa. Rilassa. Chiudi forte. Il clac che si è sentito è la sinfisi pubblica. Rilassa. Stendimi le gambe. Faccio solo un esame di trazione per vedere come stanno. Mantieniti dietro al lettino, guarda con le braccia dietro. E rilassami la gamba. Molla, mi la sto portando solamente in trazione. Rilasso. Quando sento allentare tutti i fasci, gliela decomprimo contro di me. Vieni mo.
Prova a venire seduto con le gambe di qua, oppure come vuoi. Prova a venire in piedi, dammi una sensazione su come ti senti orientativamente, anche se è la fase iniziale, potresti già sentirti la gamba un po' molto più leggera. Sì, molto più leggera. Meglio la sensazione. Prima, nel fare questo movimento, veramente che soffrivo. No, ma ti ho visto entrare zoppicando, poi abbiamo iniziato da che lui stava già seduto, proprio perché stava zoppicando. Infatti, se noti qui, quando faccio questo movimento, sento adesso, toc toc, mentre prima... Sai perché? Il clac che lui sente, l'articolazione che sta iniziando a macchinare, a muoversi. Sì. Ha la sensazione come se la gamba è anche più leggera? Molto. Dovrebbe essersi già allentato. Essendo un dolore che si porta da un paio d'anni, l'iter sarebbe aspettare una quindicina di giorni e provare a rivederlo, e nel caso ti consiglierei di muoverti meccanicamente, cioè fare ogni tanto una partitella, se riesci qualche allungamento sulla fascia lombare, e per il resto abbiamo già fatto un 70% abbondante. Attendiamo e vediamo. Anzi, a tal proposito, vi rimando a un bellissimo video fatto su un ragazzo per una problematica lombare molto importante, di una struttura totalmente diversa dalla sua, molto molto esile, che vi faccio vedere un approccio completamente diverso, e notate.